Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, rieccomi qui. Come vi avevo anticipato nel video dove vi comunicavo della collaborazione con Action Figure Realm, e in questo video andremo a vedere insieme, ovviamente per chi non ce l'ha, come me che non ce l'avevo ancora, questo Myth di Aquarius X nella sua versione OCE. Myth rilasciato per l'evento Tamashii del 2019, quindi come è stato anche per Shion con la confezione con gli extra, no? Da grande sacerdote, ecco qua, prodotti sempre freschi e nuovissimi, inediti. Allora qualcuno potrebbe dire: Gio, ma allora questo anno è contraddistinto dal vecchiume? No, però ecco, in attesa che arrivino i prodotti nuovi magari posso riuscire a recuperare qualcosa di vecchio che non ho mai acquistato prima. Dunque, vi ho detto che questo Myth è stato rilasciato nel 2019, dunque con questo arrivo a 1, 2, 3, 4, questo è il quinto Cavaliere d'Oro nella sua versione OCE. Devo dire che non vedo l'ora di aprirlo, perché mi ha sempre tantissimo incuriosito la colorazione dei capelli di Camus in questa versione. Quindi ragazzi, andiamo insieme a scoprire il contenuto, andiamo insieme ad analizzarlo. Noi come sempre ci vediamo alla fine del video. Prego! Aperta la confezione, all'interno troviamo tre blister, quindi nel primo troviamo il nostro cavaliere dell'undicesima casa, i coprispalla, i bracciali, gli avambracci, i copricoscia, le ginocchiere, gli schinieri e due set di placchette per le mani. Passando adesso al secondo blister, al suo interno troviamo l'intera struttura del totem con la sua anfora e la restante parte del suo clot, quindi il diadema, il busto superiore in metallo, la parte del retro del busto superiore in metallo, abbiamo il bustino in plastica e il suo gonnellino. Arriviamo così al terzo ed ultimo blister, dove al suo interno troviamo i quattro volti extra per Camus, quindi consideriamo anche quello già presente sul Myth, sono 5 volti. Abbiamo ben 6 paia di mani più le due mani unite, quindi in totale sono 7 paia, perché qui parliamo comunque sempre di due mani, 7 paia di mani, il mantello e ovviamente la capigliatura sostitutiva per fargli indossare il suo diadema. E anche per questo Myth ovviamente non poteva mancare il libretto delle istruzioni. Thank you.
Perfetto ragazzi, iniziamo questa recensione. Devo dire che la prima cosa che ho voluto fare è soffermarmi un attimo sul volto di questo Meet nella sua versione voce, perché come ben sapete, per chi mi segue da tanto tempo sa che io della versione anime di Aquarius X ne sono rimasto sempre molto deluso. Devo dire che negli anni ho collezionato ovviamente per la linea classica anche le appendix per migliorare quei Meet, ma a Yoshi io mi ci sto avvicinando veramente da pochissimo tempo e ho sempre pensato di acquistare l'appendix Oce di questo personaggio per il Meet classico, perché mi incuriosiva molto anche vederlo con questa tonalità dei suoi capelli completamente differente dall'anime. Devo dire che ho fatto prima ad acquistare questo Meet X, e per quanto riguarda la bellezza del suo volto, il colore di questa capigliatura, veramente mi ha lasciato molto molto stupito. Certo, la capigliatura è sempre quella là che secondo me non si rifà minimamente alla scalata delle 12 case, ma è quella che vediamo invece nella saga di Hades, quindi quando questo personaggio ritorna in vita come Spectre, quindi come rinnegato. E però purtroppo questa è la capigliatura che Bandai ha scelto per questo Meet. Non è solo questo, ma tutti i dettagli del suo clot già li conosciamo, già ve li ho detti abbondantemente, quindi soprassiedo. Però ragazzi, ci tenevo veramente tantissimo, perdonatemi, a mostrarvi più da vicino le fattezze di questo Camus, o per i puristi Camus, nella sua versione voce. Ovviamente ho scelto un volto diverso dalla posa abbastanza statica che avete visto prima, perché ho affiancato questi due Meet e quindi diciamo un volto un pochino più dinamico ci stava bene. E dunque ragazzi, addentriamoci adesso nel vivo della recensione. Effettivamente no, non è che Camus sta chiedendo la mano sposa di Milo, è che effettivamente sembrano che si stiano tenendo per mano, ma avete visto le pose che io ho dato a questi Meet, quindi adesso mettendoli frontalmente, ecco, questo è il risultato. Ma comunque soprassiederei. Dunque, passando adesso alla recensione, che cosa devo dire? Ovviamente parliamo solo di Camus, o per i più puristi Camus. Però, visto che non ho fatto la recensione del Revival, ma sto facendo questa recensione che è capitata a proposito, proprio questo Meet, adesso che ci penso, e allora vi parlerò anche del Revival. Perché? Perché ho notato alcune cose. Dunque, passando adesso però alla recensione del Meet, che cosa c'è da dire? Per quanto riguarda il suo clot, l'unica differenza tra la versione OCE e quella anime è che le due pietre, quindi quella presente sul diadema e sul bavero, non hanno la colorazione verde. Dopodiché ragazzi, nei blister troviamo tutto ciò che venne inserito nella confezione della versione anime di Camus del 2014, quindi la prima stampa X. Poi, detto questo, quindi non si differenziano in niente, tranne che per la colorazione, non si differenziano in nulla. Dunque, anche nella versione del 2014, quindi la prima stampa, erano presenti i bracciali, che questo è un dettaglio prettamente del manga, e ovviamente i copricoscia decorati. Per quanto riguarda la versione anime, ovviamente io fino a quando l'ho tenuto esposto in vetrina non gli avevo fatto indossare al mio Camus i bracciali, perché nell'anime non li indossa. Ma su questa versione, che si rifà alla colorazione del manga, quindi più fedele a quella versione lì, penso sia d'obbligo farglieli indossare. Poi, passando però a un altro dettaglio, anzi prima di passare al dettaglio più importante, volevo dirvi anche che per quanto riguarda i volti, quindi la quantità, le espressioni, non cambia niente né tra la prima stampa del 2014 né per quanto riguarda questa versione OCE
del 2019, tantomeno per quanto riguarda il revival uscito ad ottobre scorso. Quindi abbiamo la stessa quantità di volti con le stesse identiche espressioni, non cambiano niente. È ovvio che qui ad esempio il volto ad occhi chiusi, come sempre succede su queste versioni, avrà uno spessore delle ciglia un po' più grande perché si deve rifare al manga, ma questa è l'unica differenza. Però ripeto, 5 volti per ogni confezione, identiche espressioni per ogni confezione. Detto anche questo, passiamo adesso al dettaglio più importante, credo che poi dopo di questo non ci sia più nulla da dire, riguarda invece i copricoscia. Dunque, nella versione revival sono stati inseriti 2 paia di copricoscia. Il primo paio è decorato come queste qua e come per quelli della prima stampa del 2014, l'altro paio invece è totalmente liscio. Ora, qualcuno potrebbe dire, vabbè, si hanno inserito i copricoscia anche per la versione manga, per chi vuole fare la versione manga, visto che ci sono anche i bracciali anche in quella versione revival. E invece no, hanno inserito i copricoscia nella versione revival, i copricoscia dell'anime, non del manga. Perché adesso io, preparandomi per questa recensione, ho detto, ma com'è possibile? Sono andato a guardare certi dettagli, effettivamente ragazzi vi faccio vedere sia la foto del Myth, cioè del Myth, del personaggio del manga, e vedete che indossa i bracciali, indossa i copricoscia decorati, mentre invece se guardiamo la foto della versione anime vediamo che i copricoscia di Camus sono lisci e ovviamente, come già detto, non indossa i bracciali. Quindi che cosa significa? Significa che qualcuno probabilmente in casa Bandai si è svegliato dal torpore, ha notato questo dettaglio, ha detto, ma quando abbiamo rilasciato il Myth del 2014, quindi la prima stampa di Camus o di Camus, abbiamo messo i copricoscia, l'unico paio di copricoscia decorato, quindi sono quelli là che si rifanno più al manga, e non abbiamo inserito i copricoscia anime. Quindi se io adesso, mi auguro non mi venga poi il blocco mentale su questa cosa, nel senso che poi vorrò il mio Camus, già non è fedele a quel Camus che adoro io delle 12 case, e vabbè. Però se proprio vorrei mettere in vetrina quando sarà la versione più fedele possibile all'anime, io mi devo acquistare adesso, quindi comprare adesso il revival, perché lì ci sono i copricoscia lisci che sono quelli dell'anime. Quindi fino a mo' abbiamo tenuto in vetrina esposto in vetrina un Myth con i copricoscia che si rifanno al manga perché sono decorati. Detto questo ragazzi, io spero di essere stato chiaro abbastanza, non credo di dover aggiungere altro. Lo comprerò il revival, ci penserò, ma conoscendomi è un attimo che però ovviamente ne ho parlato adesso qui, non è che vi farò un'altra recensione poi di quel Myth. E quindi io, non dovendo aggiungere altro, passerei a citarvi, ad elencarvi i volti quali sono, che come già vi ho detto e ridetto e ridetto ancora, sono gli stessi sia della prima stampa del 2014 che quelli che troverete anche nel revival per chi l'ho acquistato. Quindi abbiamo il volto statico, abbiamo poi il volto, diciamo, di quando Camus si mette sul suo piedistallo e quindi ti guarda dall'alto verso il basso, abbiamo poi il volto, diciamo, sorridente, che è quello che ho scelto io per il mio Myth in questo momento, abbiamo il volto urlante e il volto ad occhi chiusi. E devo dire che per quanto riguarda gli occhi di questo Myth, ovviamente la colorazione è identica a quella dei capelli, quindi questo fucsia, chiamiamolo così, questo pallino bianco che si vede nell'iride del, no, nelle pupille, perdonatemi, dei suoi occhi, è un qualcosa di favoloso, perché mette il risalto come se avesse proprio una luce negli occhi, cosa che secondo me sul Myth che ha i colori dell'anime non succede tanto.
E quindi ripeto, tra le due versioni devo dire che preferisco di gran lunga questa qui Oce, perché non so, questo colore forse lo aggrazia anche un po'. Del Mittani me ne sono rimasto molto molto deluso, quindi, ma al di là della mia delusione è proprio una questione che quel colore verde scuro non rende come invece rende questa colorazione tendente al fucsia. Ragazzi, io non ho altro da aggiungere e quindi direi che posso mettere in vetrina i due amichetti che si tengono per mano e noi ci rivediamo nella parte finale del video. E dunque ragazzi, eccoci qui. Beh, ennesima recensione Oce completata. Il Mitt l'ho già sistemato insieme agli altri cavalieri Oce e devo dire ragazzi che mi sto mangiando le mani fino ai gomiti per il fatto di aver avuto sempre, non un pregiudizio, ma diciamo con la Bandai ce l'ho sempre avuta per quanto riguarda questi Oce, perché effettivamente è vero che hanno solo la colorazione manga, però si sarebbe potuta sforzare a migliorare un po', a cambiare qualche piccolo dettaglio di queste armature, perché poi in effetti non è che cambiano proprio radicalmente, però anche quel poco. E devo dire però adesso che ci penso, che come abbiamo visto ad esempio nella recensione di Capricorn, a tal proposito credo che Cancer ha avuto molte più visualizzazioni di Capricorn, cosa che mi ha lasciato veramente sorpreso, perché pensavo che Capricorn avesse una fetta di fan, di pubblico molto più ampia di Cancer, e invece vedo che la recensione di Cancer ha avuto molte più visualizzazioni. Comunque abbiamo visto che qualche dettaglio piccolino cambia tra le due versioni, però nel manga sono un pochino più tozze, un pochino più squadrate, però capisco che effettivamente già è tanto che l'abbia fatto, considerando che lei li ha sempre rilasciati come colorazione Oce, quindi Original Color Edition, quindi Bandai diciamo si è perdonata da questo punto di vista. E dunque ragazzi, che cosa devo dire? Niente, tutto quello che io vi dovevo dire di questo Mitt ve l'ho detto nella recensione. Mi piace molto più questa versione Oce che non la versione Gold, e a tal proposito, visto che vi parlavo appunto dei copricoscia decorati e non decorati, credo che a questo punto dovrò reperire la mia copia di Aquarius in Revival, che ovviamente, come già vi ho detto nel video, non ci farò una recensione visto che già ne ho parlato in questo video. Però se voi ritenete più giusto che io la faccia la recensione, allora quando mi arriverà lo andrò a recensire, perché effettivamente è un Mitt del quale ne ho parlato in questo video, ma non ha un video suo. Quindi magari per qualcuno in futuro potrebbe servire avere delle informazioni su quel Mitt e non sa che io ne ho parlato in questo video. Quindi non lo so, fatemi sapere anche voi sotto che cosa ne pensate e seguirò il vostro consiglio. Detto questo ragazzi, vi ricordo la collaborazione con Fortunato Esposito e quindi con Action Figure Realm. Andate sul suo sito, andate a guardare tutto quello, ed è tantissima roba, tantissime marche, tantissimi brand, veramente un sito molto ricco e molto molto fornito, quindi sceglietevi il vostro pezzo, la vostra statuina, il vostro Mitt, quello che volete voi, e ricordatevi di inserire il codice MCC01 per poter avere sin da subito il 5% di sconto sul vostro acquisto. Detto questo, io vi ringrazio e aspetto poi di leggere i vostri commenti sotto, e ringrazio anche i sostenitori del Grande Tempio, che se il computer mi arriverà, spero presto, prima di montare questo video, allegherò comunque il banner con i nomi dei sostenitori, tra cui anche Giacomo Cipollaro, che voglio ringraziare qui pubblicamente, così come Alex Crisci, così come Nicola Piombo, che comunque hanno collaborato a voler fare la loro parte, quindi a sostenere questo progetto. E con Giacomo spero anche di riuscire a registrare qualcosa insieme, ovviamente, nell'arco breve del nostro tempo a disposizione. Quindi ragazzi, io vi saluto, grazie, e aspetto i vostri commenti sotto. Lasciate like, commenti, e se siete nuovi iscrivetevi, che è sempre bene. Ciao!